soltanto l'obiettivo, ma però lo vedo io, non sono io. È soltanto all'inizio. Telefonino davanti, per favore. Che nel 2022 è il passaggio delle regionali e delle nazionali, ma che ha nel 2024 la consacrazione dell'Europa. Insomma, quegli altri stanno con Le Pen e Orban, noi stiamo con Macron, e che punta a cambiare il sistema istituzionale arrivando a fare quello che ha fatto Macron in Francia, prendere i voti del PD che sta diventando Berlino e prendere i voti di Forza Italia che non può stare con la pronuncia, un moderato, un democristiano non può votare la fiamma, io lo dico con forza da Palermo, i democristiani non votano la fiamma e i riformisti del PD non possono evitare votare Di Maio e Fabriani. Con Conte si è sentito? No, Conte mi ha molto colpito perché si può avere tutte le opinioni del mondo, in questo caso la differenza è sul reddito di cittadinanza, ma ce ne sono tante altre di differenze con Conte. Quando però un ex presidente del Consiglio arriva a dire a un altro ex presidente del Consiglio vieni senza scorta e ne parliamo in piazza, ma che vuol dire senza scorta, che famiglia del Menare? Oggi ci sono decine di agenti, donne e uomini della Polizia di Stato, dei Carabinieri, delle Forze dell'Ordine, che sono stati costretti per uscire dalla povertà. Ci vuole il lavoro, ci vuole un lavoro pagato bene, ci vuole un lavoro legale, ci vuole un lavoro regolare. La Sicilia non crescerà con i sussidi e con l'assistenzialismo. Sono decenni che questo metodo non funziona, ma nel caso dei 5 Stelle è arrivata la campagna elettorale. Quando io vedo in alcuni quartieri palermitani arrivare con la tesserina gialla di Renzi, mi dico, vabbè, ma come si fa a fare una campagna che è tutta basata sulla clientelismo, sull'utilizzo di scambio? Vedremo quello che accadrà, io non giudico, e naturalmente penso che ci sia però una Sicilia di persone straordinariamente perbene che ha voglia di cambiare. Io dico ai giovani siciliani, non accontentatevi di chi vi dice che toglie, che vi dà il reddito di cittadinanza per togliere la vita.